Buonasera, buonasera a tutti. Rieccoci qua. Allora, dobbiamo andare Adesso tutti di dovresti parlare. corsa. È vero che ti stai lasciando con Enrico Mentana? Sì, è vero. Ok. Che si stanno lasciando un po' tutti adesso? Sì, ma pensavo di farlo in modo più eclatante, Avevi già così insomma. Vediamo Un'esclusiva. con che umore torna da Istanbul. Da Istanbul, infatti. Senti, vai, tu insomma hai fatto Sanremo, hai fatto Le Belve. Le Belve sono un sacco di anni che le fai. Cioè, ormai c'è questa Sì. cosa sfasamento temporale, per cui io pensavo fossero, scusami, 2 anni, invece sono tipo dal 2018. C'è stato un periodo, sono nate sul 9 su Discovery. Vabbè, questa era la mia domanda prossima, però. Perché Non ti dovevo volevo dirlo, chiedere però è tutti. successo. Perché tutti vogliono, dicono, ah, oddio, mi hanno epurato, dovrò andare sul 9, oddio, poi Hai non si hanno visto? più Io fa notizie. faccio Invece il abbiamo qui percorso. qualcuno che è stato veramente sul 9, quindi ci Sì, devi dire com'è il esiste. 9, cioè vi danno da mangiare, vi danno da bere, Esiste, sì, non esiste. dobbiamo preoccuparci. No. C'è lucignolo, capito? Ok, quindi si sta bene. Ma dov'è il 9 Sta come si. fisicamente? A Dov'è Milano, Roma? fisicamente il 9? Non lo so perché io Ah, in non lo so. realtà lo facevo per una società che produceva, che lo vende, quindi anch'io non lo so com'è sto Estero su 9. La estero. verità è che anch'io non ci sono mai stata sul Ok, pianeta va 9. bene. Una cosa di scatole cinesi praticamente. Va bene, Probabilmente. facciamo un'altra domanda. Senti, ho visto che stai per fare un libro perché tu scrivi anche, adesso stai scrivendo sulla stampa, Sì. su criminalità organizzata a Roma, eccetera. E hai un libro su Roma, ho Sì, sulla letto. stampa scrivo anche di altro, invece sto preparando un libro su quelli che sono i miei temi da sempre, cioè la criminalità organizzata, in particolare legata, diciamo, ad un episodio importante che è successo a Roma ed è, diciamo, una scusa per raccontare la criminalità del Lazio. Organizzata perché. L'unica cosa organizzata che c'è nel Lazio, Esatto, praticamente. esatto. A Roma. Infatti, quando mi hanno chiesto, cioè, ma perché a te ti piace tanto la criminalità organizzata? Perché è organizzata? Senti, tu sei stata a Sanremo con Chiara Ferragni e Chiara Francini. Sì, e Paola Egonu. Sì, vabbè, adesso parliamo delle due Chiare. Chi è la più belva delle due? Chiara Francini. Ok, va bene. Senti, Amadeus ti ha chiesto di tornare a Sanremo anche quest'anno? No. Ok. Beh, rientriamo nei tempi con questa domanda. È avvincente È vero questa che sarà a intervista. Manduria il prossimo Festival di Sanremo? Perché è tutto Manduria in questi giorni. Sarà Sì, lì. ma tutto, proprio Ok. la Rai si trasferisce lì. Chi vedresti a condurre un Sanremo così figlio dello spirito dei tempi, un po' sovranista? No, ma io su Sanremo è la cosa che in assoluto crea più polemiche, capito? Quindi, ma che scherzi, ma mi metto dentro una cosa del genere, no? Chiedimi di Fazio, è meglio, Pingitore? guarda. Pingitore? No. Pingitore adesso ha detto che è stato epurato anche lui tipo 30 anni fa. Perché in Italia È c'è questa andato sul cosa. 9, C'è il infatti, MeToo degli Vincitore. epurati, no? Cioè in Sì. America la gente denuncia le moleste di 30 anni prima, in Italia denunciano le Sì, lo epurazioni di 30 realizzano anni prima. dopo. Sì. Sì. Senti, Sì. il programma Le Belve lo scrivi insieme a Irene Gergo? No, No. ho collaborato con Irene Ah. Gergo, che è una mia carissima amica, nel 2018. Che anche lei è una bella belva. Lei è la numero uno, è la regina, però a lei devo il titolo, perché quando io cercavo un titolo per il programma, dicevo peccato perché Le Iene già esista, perché è un nome perfetto sarebbe, no? E lei mi ha detto chiamalo Belve. Eh Buono. beh, sì, il titolo fa tanto. Senti, ma sono più belve le donne o gli uomini? In generale, nella tua trasmissione prevalgono le Ma donne. non amo le divisioni di genere su questo, dipende. Luca Montezemolo, come lo definiresti? No, beh, non lo definirei una belva. Adesso è No? qui presente, quindi magari dopo lo. No, vuoi dire, credo se ne sia andato, No, sentiti è da libero. qualche parte. Vabbè, allora fra 20 minuti, quando sei sicuro che sei andato, me lo dici. Esatto. Senti, tu hai fatto una tesi sulla filologia dantesca, ho letto. Sì.
Il ministro San Giuliano, che sarà nostro ospite, all'inizio ha detto che Dante era di destra. Tu ti senti di confermare questa affermazione o di smentirla? Ovviamente, sai quelli, no? Per piacere, ovviamente, anche io ho sempre pensato che fosse... Sì, senti, secondo te chi era convintamente, ma proprio di Fratelli d'Italia, sì, era, non era genericamente di destra. Era meloniano. Meloniano. Sì, sì, sì. Senti, e nel governo e nella maggioranza chi è più belva, secondo te? Ti faccio del solito gioco. Più belva Meloni o la Russa, visto che sono stati tutti e due tuoi ospiti? Meloni. Ok. E il meno belva? Secondo me è Pichetto. No, non di questi due, in generale. È meno belva? Allora, te la metto così. Mi piacerebbe che fosse molto più belva la Schlein. Ok. Sarebbe bello, sì. Perché poi per me belva è un complimento, Sì, che non è mai venuta da te. La Schlein no, l'ho invitata e non è ancora venuta. Ma neanche la Boschi. A sinistra fanno un po' più fatica a venire. A destra si lanciano di più, si riconoscono di più. Senti, tu hai sei ragazza dell'Eur, hai abitato la Garbatella. Ho abitato, sì, un po' ovunque. Hai un'agenda su cui scrivi tutto? No. Ho letto che hai un'agenda rossa su cui scrivi tutto. Ah no, durante la trasmissione, sì, certo. Sì. Non nella vita, non è che giro. Ci sono delle vaghe assonanze a un altro personaggio. Che ha un'agenda, no. Viene all'Eur, alla Garbatella, è stata tua ospite. La Meloni? Che è un'agenda. Beh, diciamo, non siamo le uniche due forse ad avere agenda, è una consuetudine. A te la Garbatella ti piace dire questa cosa? Che, sì. Perché siccome abbiamo vissuto alla Garbatella... Sì, sì, abbiamo vissuto alla Garbatella, pensa. La vedevi, non so... No. Vi incontravate alla Garbatella? No, abbiamo vissuto probabilmente in periodi... Io ho vissuto comunque 6 mesi, quindi diciamo... Non c'è uno... Dicono tutti di aver vissuto alla Garbatella, ma poi la Meloni non ci ha mai abitato, tu neanche stasera. No, io 6 mesi stasera. In un cambio all'altro di casa, ma insomma andavo a scuola là vicino, quindi... Ma vi sentite dopo la storica intervista? No. Niente. Senti, con che Enrico ritmo. Vi picchiate, perché tu fai sempre questa domanda alle persone, ho visto che hai domandato, vi menate, sei messa, sì, voi certo. Vi picchiate? Sì, 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 certo. Okay. Puoi argomentare? No, basta, sì. Poi? Niente. Il tuo libro? Dacci un'anticipazione così. Passa, visto, c'è un criterio in questa intervista. No, non c'è un criterio. C'è un percorso narrativo che noi non vediamo, ma c'è. Punto allo sfinimento psicologico. degli sì. Spettatori soprattutto. Per loro lo dico, mica per me. Quindi non mi hai detto niente. Del libro? . Ma siamo a Venezia. Adesso io, se volete, vi racconto della criminalità organizzata romana, ma io non credo che qualcuno sia interessato. No, sono interessati. Sì, sì, senti. Sono interessati? Sì, io parto da un omicidio, veramente me lo stai chiedendo? Interessante. No, faccio un po' un punto su quelle che sono le diverse consorterie mafiose presenti a Roma, dove diciamo il concetto, c'è un po' di resistenza a pensare alla presenza delle mafie, che non è mafia capitale, che è un'altra cosa, che non è, anzi non è mafia, però invece a Roma sono presenti storicamente tutte le mafie. Perché la torta è grande, perché si mangia tutti, c'è spazio per tutti, poi a Roma si dice che Roma non vuole più, non vuole il capo. Quando c'è un omicidio importante, un omicidio eclatante, qualcosa è successo, e dà l'apparto. E quando esce? Quando lo consegno. Ah, quindi se ne parla. Senti, qualcuno sostiene che la tua trasmissione in realtà è tutto un fatto di montaggio. Quindi che tu non sia poi così brava. Fatti. È così. Sì. Siamo fatti, sì. Vabbè, però è così. Cioè, mancano 6 minuti, cioè non so. No, in realtà... È la prima volta che succede non che so andiamo chi, tipo... Non so chi lo sostenga, però il montaggio in realtà non c'è, perché io cerco di registrare esattamente quanto dura l'intervista. Spesso sono 10 minuti in più, ma io tolgo le lentezze, quindi... E poi non farei mai... uno spostamento, perché
a differenza tua io seguo un percorso. Certo. Capito? Ma tu sei un po' superata questo... Sì. Te lo vorrei dire, è un po' superato il tuo C'hai metodo. Hai ragione, più surrealista, così, è dadaista, così. Senti, ma ti piace di più la TV o la carta stampata? Anticipo la prossima, il pesce o la carne, il pesce. Bikini o boxer? No, sono due linguaggi diversi, uno non esclude l'altro, non credo che uno sia più nobile dell'altro, mi dispiace dirlo qui, però non credo. Mi piacciono entrambi, sono nata in televisione, ho imparato tutto, diciamo, da Giovanni Minoli, da Michele Santoro, quindi da grandi giornalisti televisivi, però scrivere mi aiuta a mettere a fuoco i pensieri molto di più, ecco, quindi diciamo ti consente un approfondimento diverso. Senti, in un'intervista hai detto che in televisione c'è poco coraggio, è una domanda seria questa. No. Tu hai detto in televisione c'è poco coraggio, sì. non dipende dai conduttori ma dai dirigenti che dovrebbero investire su volti nuovi e premiare più il merito delle parrocchie. Sì. Parole pesanti. Che pesano, eh. Secondo no, te chi la verità, c'è? No, la domanda era come mai non ci sono volti nuovi e ritengo che non ci sia molto coraggio in questo, no? C'è sempre la logica dello share, quindi ci si attacca a personaggi che si pensa garantiscano un ascolto, ma mi sembra, diciamo, un'assenza di coraggio, anche perché poi li vedi spalmati dalla mattina alla sera in tutti i programmi. Diciamo dei nomi. No, beh, sono so sempre gli stessi, cioè più o meno ci sono le compagnie di cioè Masneri ovunque. Esatto, sì, sì. No, sempre gli stessi. Che poi in questi giorni di psicodramma sui palinsesti... Soprattutto c'è sempre necessariamente una polarizzazione, no? Mm. Quindi si cerca sempre lo scontro e sempre con gli stessi personaggi, quindi diventa un po' poco credibile anche lo scontro. Belve intanto è confermato, non è confermato? Confermato. Ah, questa è una notizia. Sempre su Rai 2? Sì. Ok. Sì. Un applauso. Ah, eccolo! Tra l'altro sono contenta di vedere Montezemolo che sarà prossima esatto. ospite di Belve, no? Ho visto un attimo di terrore sul suo volto. E un volto nuovo... Luca. No, no, vai, vai. No, vedevo tutti i possibili ospiti, tutti giusti. beh, appunto. Non posso andare a televisione. Non puoi? C'è il veto? C'è il veto? Ah, c'è cioè, tutte le purazioni qui. Senti, e a parte Barbareschi, un volto nuovo sottovalutato? Sì. Volto abbronzato nuovo sottovalutato. Volto non abbronzato sottovalutato, ma qualcuno di nuovo che secondo te dovrebbe avere più spazio? Ma non ci sono persone che ti direi guarda, secondo me questa persona c'ha poco spazio. Secondo me si dovrebbe fare una ricerca su volti giovani, cioè se tu pensi, io mi ricordo ai tempi di anno zero, Michele invitava Tal Porro che non lo conosceva nessuno, no? E noi, voglio dire, quando andavamo male facevamo il 24%, quindi aveva un coraggio, aveva coraggio nel portare in televisione persone che non si conoscevano. E comunque non è che deve tutto assolutamente, non sto dicendo questo, però insomma ha dimostrato una capacità televisiva notevole, capito? E Michele era un coraggioso, era un creativo in questo. Poi piaccio o no, da Giulia Innocenzi, Formigli, ha tentato di portare persone nuove e l'80% delle volte ha avuto ragione. E oggi invece non c'è più questa cosa, dici? Non lo vedo, non vedo un grande coraggio. Ma perché si è troppo legati alle dinamiche, capito, dell'ascolto. È anche vero che quando andava in onda anno zero c'era Ballarò il martedì, giovedì anno zero e poi poco altro altrove, capito? Adesso invece c'è una moltiplicazione di programmi, di contenitori informativi e quindi vanno riempiti questi spazi e vanno riempiti un po' con le stesse persone. Poi c'è anche un'abitudine che è quella di far scegliere gli ospiti politici ai partiti.
capito, è il conduttore e gli autori di un programma che dovrebbero scegliere chi invitare, non è il partito che decide se mandarti la prima fila o la seconda fila, e vengo se mi intervista questo o quest'altro, mi manda le domande prima. E no? Tu hai chiesto di essere intervistato da me. Io ho chiesto le domande, sì. L'ho trovate interessantissime e quindi ho accettato. Subito. Senti, concludiamo per stare. No, era interessantissimo. Tu sei mai stata epurata? Perché ormai se non sei stato epurato non sei nessuno. Sei nessuno, infatti. Una piccola epurazione l'hai mai avuta? No. Niente. No, però io penso pure che la libertà te la dai, pure insomma sempre piangersi addosso, no? Insomma, non è che devi aspettare che la libertà ti venga concessa, uno un po' se la dà da solo, no? Quindi. Ci vediamo. Lui la chiama l'applauso, Montezemolo, lo chiama l'applauso. Prossimo ospite alle belve. Grazie, grazie Francesca grazie. Fagnani.